Eccoci con Fabrizio Lai, uno dei famosi fratelli Lai. Anche oggi si è andato a segno in questa importantissima partita contro il Porto Corallo. Avete sbloccato subito il risultato. Poi cosa è successo? Il Porto Corallo l'abbiamo messo sotto. Diciamo che loro hanno una squadra molto organizzata. A livello di gioco le squadre del sud lo sappiamo che sono superiori. Noi ce l'abbiamo messa tutta, insomma, siamo riusciti ad andare in vantaggio, però forse abbiamo calato un po' fisicamente, colpa anche di qualche giocatore che non era al top, no? Non eravamo al top, qualcuno infortunato rientrando, e comunque abbiamo risentito un po' qualcosa. Tu sei stato considerato uno dei giocatori più forti di questo campionato, un giocatore che sicuramente sei molto pericoloso anche nei calci piazzati, no? Ma lasciatelo stare! Mamma mia! Attenzione, arrivano nuovi ospiti. Oh, ma sempre hanno intervistato? No, io è la prima volta che l'ho intervisto. Ma sempre hanno intervistato? Però è un grande. Questo è un grande. Lascio fare, io sono un operaio, lui è un poliziotto. In tutte le grandi famiglie ci devono essere gli operai, ma anche, come dire, gli artisti, no? Quelli che casseggiano in campo. No, lui è il nostro puriclasse. Esatto. Ringrazio chi dice queste cose, chi ha detto queste cose, comunque... Fammi i nomi di tre giocatori che ti sono piaciuti in questo campionato. Vai Giuliano, dai. Mi raccomando. Non posso non nominare Ruggiu della nostra squadra, che è una delle punte più forti con cui abbia mai giocato. Concordo la grande. Ruggiu, Lai. No. E poi ne manca un altro. Possibilmente di un'altra squadra, anche giusto per non essere troppo nazionalisti. Il nome di Ippoliti. Angelo. Tanto tutti baroniesi, direi. Esatto. Vabbè, Ruggiu non è proprio di Bonaccato, non è proprio in baronia. Inizia con la B, diciamo. E invece, ditemi una cosa, come giudicatevi questo momento felice del calcio della provincia di Nuoro? Il Furni ha fatto un ottimo campionato, voi e il Taloro ha vinto la Coppa Italia. Come l'ho valutato? Secondo me Furni e Dorgallese sono andate bene perché hanno una bella organizzazione. Sono squadre che sono già un paio d'anni, 3-4 anni assieme ai giocatori, hanno tenuto un buon telaio, un buon gruppo, e quindi... Direi anche dei buoni allenatori, no? Sì, buoni allenatori, assolutamente. Corriase dei soli. Non li scopriamo noi. Certo. Ecco, e invece secondo voi, adesso per salire in eccellenza, cosa dovrete fare nella prossima partita? Vincere. No, ma per battere il Tortoli, perché si dice che il Tortoli è una squadra molto ben organizzata, di categoria superiore, non a caso. Però, guarda, noi non abbiamo niente da perdere. Tutto quello che viene è guadagnato e... andiamo con lo spirito con cui abbiamo giocato tutte le partite del campionato, tranquilli e sereni, come abbiamo giocato anche oggi. E rispetto a Antonello e Gianluca, cosa hai in più tu? Cosa hanno loro? o loro in meno? niente, sono... Niente, non hanno nulla, siete uguali praticamente. No, non ho niente io. Ecco. Molto modesto naturalmente. Insomma, a questo punto, secondo voi la favola della Dorgallese può arrivare fino all'eccellenza con questo pubblico e soprattutto con questa voglia di non arrendersi fino alla fine, no? Noi siamo partiti come senza pressione. Secondo me quando parti senza pressione, senza l'assillo di... senza obiettivi, diciamo, con l'unico obiettivo di divertirci e di valorizzare i giovani locali. E niente, quindi sai, tutto quello che viene siamo partiti con l'obiettivo di salvarci, tutto quello che viene è qualcosa di... cioè, noi abbiamo fatto qualcosa di incredibile che mai nessuno se lo sarebbe aspettato. Certo. Penso che il merito sia della società, del mister, perché senza il mister non credo che avremmo fatto quello che abbiamo fatto, e poi di un gruppo di giocatori sia esterni che locali che hanno fatto un gruppo bellissimo, perché andiamo tutti d'accordo, siamo amici dentro e fuori il campo, quindi certo. Questo è il segreto di tutto. Assolutamente, ecco. E poi se voi continuate a segnare, insomma, tutto è possibile. Ringraziamo invece Fabrizio Lai e Stefano Sulas, punti di forza da Dorgallese, ovviamente complimenti per il campionato che avete fatto, in bocca al lupo per la prossima partita. Grazie. Grazie.